Io mi chiamo Lusso Vincenzo, purtroppo vengo da Pianura. Come diceva la storia di prima, un vecchio SIN tramutato in SIRT senza fare alcuna bonifica o messa in sicurezza. Però visto che ha parlato l'amico del Novano, io due cose ce la dico a quelli di Nola, perché ho fatto parte di una commissione di cinque attivisti che hanno fatto il giro di tutti i depuratori della Campania. In effetti, voi a Nola, nel depuratore di Marigliano, non si sa come mai, ma arrivano migliaia e migliaia di litri di sangue. E lì c'è un'azienda che praticamente macella maiali, però interpellata all'ARPAC, l'ARPAC fa l'esame del sangue e stranamente quel sangue è di tutti gli animali tranne che di maiale. Quel fatto a noi cittadini porta €300.000 di danni mensili, perché voi dovete sapere che se nel depuratore ci arrivano i liquami umani non fa niente, perché all'interno del depuratore ci stanno i batteri si mangiano i liquami, i batteri si riproducono e quindi tutto funziona bene. Ma quando ci arriva il latte, come ci arriva per esempio nel depuratore di Marcianise, dove c'è un'azienda multinazionale che si chiama che è proprietà dell'ALCE, la proprietà della San Carlo, rischia di essere ammazzato per queste dichiarazioni che sto facendo. E non le cose. No, vabbè, voglio farlo perché mi interessa farlo. Praticamente lì c'è il latte, perché la Unilevel, che è un'azienda multinazionale che ha comprato la nostra Agile, eccetera, eccetera, immette il latte nei vegetali. I vegetali vanno nel depuratore e portano il latte, quindi ammazzano i batteri e noi dobbiamo reintegrare i batteri a più di 100 Non è metri possibile. di danno per le tasche dei cittadini. Vengo a Pianura. Nel 2008 la dottoressa Stefania Punta diceva che praticamente a seguito di denunce forti la procura di Napoli che indagava sul disastro ambientale di Pianura parlava che praticamente in quella zona non era possibile respirare perché l'aria di Pianura è incompatibile con la vita umana. Questo non lo dico io, ma lo dice il primo ricercatore del CNR, ingegnere di Italia Colomelo, morto anche l'anno scorso di tumore. Allora io voglio domandare una cosa, noi nel 2008 abbiamo uno studio dell'ARPAC che ci dice esattamente tutti i metalli pesanti che sono presenti nella discarica, metalli che sono presenti anche nel sangue di mia figlia, stranamente ammalata anche lei, gli stessi identici metalli. Nel 2014 mi sente di fare queste rivelazioni alla televisione, alla Rai 3, la dottoressa capo del posto di polizia di Pianura mi chiama e dice: Russo, lei va in televisione a denunciare questa cosa, non viene da me a denunciare. Io sono andato in caserma, nel posto di polizia, a denunciare. Questa denuncia ha portato delle indagini. Queste indagini sono avvenute a un punto, cioè il PM Miraglia ha detto che esattamente il cratere segue una discarica abusiva e quindi scatta l'articolo 256,2, cioè chi ha creato il danno deve bonificare. Noi contentissimi, insieme all'avvocato Roberto Conte che mi sta seguendo, in questa denuncia andiamo a casa felicissimi, dico vabbè, è qualcosa che siamo avvenuti dopo anni e anni di lavoro, siamo avvenuti, ebbene no, il giorno dopo l'avvocato va in procura a chiedere lumi al PM Miraglia, il PM Miraglia è stato spostato. Quindi noi dal 2015 questa legge è ferma in procura. Allora se questo tavolo può servire ad avere anche una voce forte in procura, perché noi come COAS siamo andati dal procuratore Polanco, abbiamo detto tutto quello che stiamo dicendo qua, il PM Fragasso disse che lui si era accusato perché il settore ambiente era suo, quindi si prese questa denuncia, si dice a me, presi i numeri di RCR, eccetera, eccetera, disse non ti preoccupare, questa denuncia non la vedo più. Sono passati 8 mesi a gennaio, no? 9 mesi, febbraio, no? Febbraio sono passati 9 mesi, la denuncia è ancora ferma in procura. Allora, noi cittadini, siccome a Pianura stiamo morendo tutti di carico, ci stiamo ammalando, abbiamo 500 bambini autistici. 80 casi di tumori non autistici e ben 7 casi di SLA. 7 casi di SLA. Allora, se la media mondiale mi dice che c'è un caso per ogni 80.000 abitanti, noi siamo 60.000 abitanti e abbiamo 7 casi. Voglio capire, questo tavolo può essere utile praticamente ai cittadini a portare queste denunce? Cioè, quando io denuncio al comune di Corsoni e dico guarda, che lì ci stiamo morendo di cancro, loro che fanno? Vanno lì sul posto? Dicono, non abbiamo trovato il busto della spazzatura. Questa è stata la risposta del Comune di Pozzuoli ufficiale, cioè con tanto di fonogramma, dice
Noi siamo stati là, la regione si è proprio risultata priva di rifiuti, qualsiasi natura, neanche stata rilevata senza di odori molestati. Quindi per loro non è che hanno fatto un'indagine, no, sono andati sul posto su prendere segni, hanno trovato che c'erano più spazzatura, non c'era il cattivo odore, se ne sono andati a casa, anche per loro sta andando bene. Però a volte stesso loro si danno le zappate sui piedi, perché? Perché a un certo punto, ad ogni buon fine, loro, come il consolo, 2 anni fa, chiedono a campare in indirizzo di voler seguire più approfondito e provare certamente solo 2 anni, stiamo ancora aspettando. E nel frattempo la gente si ammala e muore. Vincenzo, 5 la minuti sfera del giudice sta bene, Vincenzo, doveva partire delle 5 minuti e 30, stringi. Allora, stringi più, dovevano partire. Allora, io sono un cittadino, io facevo il territorio del giorno, ho aggiunto altra cosa. Mi chiedo. Discarica di pianura, discarica l'esit, discarica di pianura parte della caratterizzazione, 1.200.000 euro, i soldi ci stanno, l'azienda è fallita perché non è stata contributi, le rilevazioni non partono, le caratterizzazioni bloccate, partiamo, fino a quando abbiamo discarica l'esit, bonifica, denuncia, parla, facciamo, diciamo, non diamo, bonifica, zero. Siccome io so, e il privato lo sa, che lì dentro ci stanno scaricando gli stessi rifiuti, 500.000 tonnellate e 300.000 tonnellate a resit dell'acqua di Cerici, dove nel 1989 vivono tutti di cancro e il 92% del passabile era internet, sono dati che si trovano in rete. Se voi andate in rete e chiedete acqua di Cerici, vedete che il 90% della popolazione non è andata là e loro hanno deciso di Vincenzo, andare aspetto per gli altri, per là. Sapete piacere. come hanno fatto la bonifica? Hanno preso i fanghi di latta,